Buonasera, come vi avevo preannunciato la settimana scorsa, dalla sala consiliare del comune di Rapallo, questa sera registriamo la terza puntata di Storia, Memoria, Quasi Leggenda. Mi sposto perché vi presento innanzitutto i protagonisti di questa serata. Come vedete al centro il sindaco di Rapallo, l'avvocato Gian Nicola Amoretti, che è sindaco dal 1990, nato a Rapallo da una famiglia ligure, e su questo ci teniamo a fare un punto ben preciso. Ecco, a questo punto, visto che l'ho appena presentato, mi sento intanto di ringraziarlo per essersi attivato nel appoggiare la nostra iniziativa e per averci ospitato qui questa sera. Gli daremo la parola per primo, passo a presentarvi gli altri ospiti. Alla sinistra del sindaco, Pierluigi Benatti, nativo di Rapallo, ma hanno detto che si dice rapallino, impegnato in passato nell'amministrazione della città e cultore della storia locale. Grazie anche a lei, signor Benatti, di aver accettato il nostro invito. Qui praticamente a fianco a me il signor Antonio Nanicini, anche lui rapallino, quindi nato a Rapallo, uomo di gran mondo, mi si è detto, e poi vedremo nel prosieguo della serata che cosa ci dirà, cultore della storia, anche lui ligure e comunque della nostra realtà e soprattutto anche della cronaca. E ancora vicino, cioè dall'altro lato, chiedo scusa, il signor Ennio Parodi, dipendente della Cassa di Risparmio, più esattamente direttore della filiale di Rapallo della Carige Spa. Voi sapete che la loro presenza è ormai una nota, diciamo, costante dal momento che è la Carige che ha diciamo, contribuito al fatto che noi potessimo realizzare questa serie di trasmissioni. Nel momento in cui ringrazio queste persone che hanno accettato di essere in nostra compagnia questa sera, che ci parleranno di Rapallo, delle sue tradizioni, della sua cultura e anche di qualche curiosità, mi sento di ringraziare e di presentarvi nello stesso tempo. Aspettate che li cerco fra il pubblico, eccoli là, mi tolgo dalla telecamera perché ce n'è una che può inquadrarli. Allora, la signora Mariangela Bacigalupo, che è appassionata di storia locale, che si è attivata e ci ha dato veramente una grande mano in questo momento, e Emilio Carta, detto stampa del comune di Rapallo, che anche lui ci ha aiutato moltissimo nelle diverse riunioni che abbiamo fatto. Grazie anche a voi. Ringrazio anche la signora Giovanna Cassinelli, che è la segretaria del sindaco, ve la presento, si è messa un pochino là dietro, anche lei per aver collaborato con noi. Ecco, a questo punto stiamo per partire, la parola la lascerei al sindaco Gian Nicola Amoretti. Sono io a ringraziare a nome dell'amministrazione Marisa Spina e Dentella TV per questa occasione che ci ha offerto, grazie anche all'appoggio della Cassa di Risparmio di Genova Imperia, che ancora una volta è vicina alla nostra amministrazione. Ci è particolarmente vicina, ad esempio, per il Premio Nazionale Letterario della Donna Scrittrice. Ci è vicina in altre occasioni e questa sera è una serata importante. È importante perché abbiamo qui dei personaggi che indubbiamente renderanno interessante la serata. Pierluigi Benatti è lo storico di Rapallo, ha scritto e scrive tuttora sulla storia della nostra città,
e poi da tempo la vive anche in prima persona e sotto l'aspetto di esperto turistico e sotto l'aspetto di pubblico amministratore, quindi è persona particolarmente qualificata. Poi giustamente è stato definito uomo non di mondo ma di grande mondo Antonio Nannicini, che era pallino ma ha sempre rappresentato il punto d'incontro tra Rapallo e Portofino. È la persona che forse conosce meglio la Riviera, conosce la storia, ma conosce soprattutto la cronaca. È una cronaca che non va vista solamente verso il passato, ma va vista anche verso il presente e, perché no, verso il futuro. Perché il tema è storia, memoria, quasi leggenda. È un tema che mi piace perché in un momento particolarmente difficile per il nostro paese noi dobbiamo guardare alla nostra storia, alla nostra memoria, dobbiamo ricercare le nostre radici, dobbiamo vedere la parte migliore delle nostre tradizioni per poter poi guardare avanti. Magari ci vuole anche qualche mito, quindi va benissimo anche la leggenda. Però non vorrei che tutto questo alla fine potesse essere un coccodrillo della città di Rapallo, cioè un necrologio. No, questo è un punto sì, che è rivolto al passato, ma è rivolto soprattutto all'avvenire, nel senso che Rapallo è pronta a rivivere i momenti che Benatti e Nannicini ci racconteranno. La prossima apertura dei grandi alberghi, e cito solamente questo perché non voglio toccare degli aspetti amministrativi, è proprio la bandiera della ripresa, della rinascita di Rapallo, che potrà tornare compatibilmente coi tempi ai livelli che gli amici qui presenti ci racconteranno. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco. Io a questo punto passerei la parola al signor Benatti, che ci farà, diciamo così, ci farà fare un brevissimo viaggio, una corsa, anzi giustamente è vero, diciamo sulle origini, e ci porterà a quel periodo dove noi andremo poi a testimoniare con la memoria e la leggenda, se la troveremo. A lei, signor Benatti. La storia di Rapallo in 5 minuti non è molto agevole realizzarla, comunque tenterò. La partenza deve essere necessariamente da quella che è la testimonianza più antica. La più antica testimonianza della presenza dell'uomo in questo angolo di terra di Liguria è legato a un ritrovamento avvenuto al 1911 nella zona di Sant'Anna, dove c'erano una volta le cave per la fabbrica dei laterizi, la fabbrica di Muin, ecco, per intenderci, quando venne individuata una tomba a incinerazione del tipo di quelle che poi molto più numerose sono state rintracciate in Chiavari, le quali tra l'altro sono però più anteriori, la nostra databile attorno al III secolo avanti Cristo, costituita da dei pannelli di ardesia a forma di cassetta quadrata, all'interno della quale erano deposti i vasi contenenti le cenere del defunto. Questa è la traccia per ora più antica che dice chi ha abitato in queste terre. La presenza dell'ardesia è molto significativa, anche perché sembra che il termine tiguli, tiguli intus, tiguli, segesta, tigulorum, sono due delle località, delle pochissime località che vengono indicate nelle più antiche memorie geografiche, cartografiche, diciamo così, in questa zona. Ecco, questo termine tiguli sembra che sia da legarsi all'uso, al posto della paglia per coprire le abitazioni, che veniva fatto dell'ardesia, della lavagna, che era la pietra più facile a trovarsi in queste zone, come tutti sappiamo. Quindi la copertura, utilizzando le cosiddette tegule, come le chiamavano i romani, avrebbe fatto sì che da tegule si è arrivati ai tiguli. Qualcuno addirittura ha dubitato dell'esistenza dei tiguli, malgrado che Plinio il Vecchio indichi appunto le due località che ho ricordato, Tigulia Intus e Segesta Tigulorum. Però proprio di recente addirittura si è trovata una traccia, pensate, in Marocco, vicino a Rabat, dove si fa memoria di un
chiamiamolo, di un militare originario della gens Tigulia, cioè dei Tigulli, quindi evidentemente i Tigulli abitavano, sarà stata una tribù ligure, se la vogliamo chiamare così, che abitava queste zone. L'altra curiosità, dopo quella della più antica traccia, è indubbiamente rappresentata dal fatto che, come mai si chiama Rapallo questa località? E qui veramente si può dare la stura alla più grande fantasia, perché si sono alambicati il cervello in tutte le maniere per cercare di avere una motivazione che potesse resistere. Io ve ne ho segnate per curiosità, siccome qui parliamo di storia, ma parliamo anche di memoria e anche di leggenda. Ecco, la più diffusa era quella di Reapalus, traducendo questo termine latino come palude mefitica, cioè nel senso di palude cattiva, ma anche come palude bagno penale dei condannati. Mi sembra che però la resistenza di queste ipotesi sia quanto mai fragile. Un'altra era quella che voleva ritrovare il nome di Rapallo, un'antica ara dedicata alla dea Pallade, Ara Palladis, e quindi Rapallo, perché si trovò nei lavori fatti nel 600 nella nostra basilica una lapidina che erroneamente venne fissata come datazione molto in modo anteriore, quando invece poi era una tomba, semplicemente un marmo sepolcrare, ecco. Esiste poi un'interpretazione che si rifà dei termini locali, tipo quella che dice viene da rapulum in latino, che vorrebbe dire le rape, però non è che le rape qui poi abbiano poi tanta abbondanza, non so le teste di rapa, ma le rape non è che abbondino molto. Tra l'altro le rape qui in zona sono chiamate Nawi in dialetto, quindi non so come si possa sostenerlo. Invece forse qualcosa di più potrebbe avere come significato quello che lo definiva derivante il nome Rapallo da Rapatum, che vuol dire canneto in latino. Qui era una zona dove i canneti, indubbiamente, essendoci il torrente, quello che oggi chiamiamo Boate, dominante tutta la zona pianeggiante, non dovevano mancare. Altra ipotesi, quella invece che ricorda come la nostra orografia sia tutto un andare su e giù, e quindi va a tirar fuori dall'etimologia, da rampello, cioè la rampa è piena di rampe, quindi rampello, e quindi viene fuori Rapallo, non lo so. Quella che mi ha sempre affascinato, anzi di cui sono innamorato e che ho sempre cercato di spacciare, specialmente nella mia attività turistica agli stranieri, era quella che dice che, siccome è dimostrato anche dalla necropoli di Chiavari che esistevano notevoli contatti tra la Grecia e queste coste liguri, perché navigavano già allora, vuole vedere il nome di Rapallo derivante dai termini greci arpe alos, che vuol dire falce di mare. È indubbio che Rapallo ha tutta nel suo disegno, nella sua costa, ha proprio la figura di una falce, è un golfo a forma di falce. Quindi cerchiamo, ecco, di insistere perché passi questa etimologia, è molto più suggestiva che non le rape o quelle altre che ho cercato di ricordare. La cosa che è più sorprendente oltre a questa è il fatto che di Rapallo non si è trovato documento anteriore a quello rinvenuto all'Archivio di Stato, che ha come datazione il 964. Ora, siamo a un documento che è del 1000 anni di silenzio, e questo finora è quanto è uscito. Ecco, è un documento che vede in un atto che parla di una permuta di terreni dell'arcivescovo genovese la presenza di estimatori, ed era questi di un certo, ve lo leggo il nome perché è affascinante, credo qualcuno potrebbe anche decidersi a battezzare qualche bambino rapalese con questo nome, Vuinigiso del Fu Adalgiso. Qualche Adalgisa c'è, ma Vuinigiso è veramente suggestivo, ecco. Abitatore in Valle Rapallo. Tra l'altro nel documento non c'è scritto in Valle Rapalli, genitivo, ma in Valle Rapallo. E questo è il documento più antico finora rinvenuto dove salta fuori il nome Rapallo. Sto andando di corsa adesso. Passo a ricordare che il dominio su Rapallo, stranamente per alcuno, ma non è per niente strano,
fu anche dei vescovi di Milano, i quali alla venuta, alla calata dei Longobardi, si trasferirono in quello che loro consideravano il mare milanese. Il mare milanese era la Liguria, era il loro dominio. Sono arrivati i Longobardi e sono trasferiti in uno dei loro domini e quindi sono venuti a Genova. Nel 568 si sono fermati tanto che hanno avuto la possibilità di realizzare anche, tra l'altro, il primo embrione di quella che è la nostra chiesa, dedicata a due santi tipicamente della chiesa ambrosiana, che sono Gervasio e Protasio, così come ha lasciato altra traccia a Sant'Ambrogio. Ecco, Sant'Ambrogio, in comune di Zoaghi, però dominante Rapallo, ci dice qualcosa di più. Tra l'altro le pievi di Rapallo, Uscio, Camogli e Recco furono sempre, per molti secoli, ma venendo su, ecco, nella storia, direttamente dipendenti, almeno giuridicamente, se non per quanto atteneva le decime da pagarsi, dipendevano dalla cattedra del Vescovo di Milano. Rapallo poi passa agli Este per un periodo, poi diventa in possesso dei Fieschi. Tra l'altro c'è un ramo dei Fieschi, i Fieschi più importanti sono quelli di Lavagna, conti di Lavagna. Lavagna fu una contea, Rapallo non fu mai una contea, però ci furono dei Fieschi che volevano fregiarsi del titolo di conti di Rapallo, passati alla storia in modo non troppo brillante, perché di uno di cui si parla, un certo Ambrogio, se ne parla perché, avendo insediato la moglie di un macellaio, il macellaio l'ha fatto la festa, il che non è molto lusinghiero per un Fieschi, ecco. Quindi passiamo oltre anche ai Fieschi. Rapallo nel 1229 si dà ufficialmente, dopo essere già entrata ovviamente nella sfera del dominio genovese, si dona a Genova e diventa fedelissima di Genova, subendo per questa sua fedeltà anche, tra l'altro, alcune visite non troppo turistiche da parte dei pisani, che incendiano Rapallo, distruggono la chiesa, ne fanno di cotte di crude, portano via uomini e donne. I documenti degli analisti dicono con le mani legate dietro la schiena, non le ha messo la manetta, le legavano anche alle donne le mani dietro la schiena. I rapalesi poi partecipano però a sua volta armando una galea quando a Genova riesce ad andare a portare via anche le catene dal porto di Pisa, ma questa è altra storia. Salto addirittura al 1494 per ricordare una notizia che riguarda l'edificio in cui ci troviamo. In un momento della lotta legata alla presenza, all'intervento in Italia di Carlo VIII, le soldataglie del Duca d'Orléans, in questo edificio, siccome i rapalesi non si erano schierati dalla loro parte, avevano cercato di rimanere indipendenti e salvare la pelle, e invece non gli è andata molto brillantemente, perché hanno fatto un massacro dei malati, dei degenti, in quello che era l'ospedale di Sant'Antonio, che adesso è il municipio, qui tra queste mura. Questo dovevo ricordarlo. Come doveroso ricordare, sempre andando velocissimi, quasi come Moser giorni fa, il 4 luglio del 1549, perché è un'altra delle pagine più buie della storia rapalese, è quando un certo signore, l'equivalente nel campo islamico di quello che noi esaltiamo, Andrea Doria, cioè Torgud, l'ammiraglio Torgud, cui tra l'altro la parte islamica ha dedicato una moschea a Tripoli, per dire che non era un piratello qualunque, ma era un ammiraglio, è venuto a far visita e noi lo chiamiamo Dragut, ma il suo nome era Torgut, scritto in modo opportuno secondo la grafia degli arabi. È venuto a trovarci e hanno saccheggiato Rapallo. Risulta dai documenti che si conoscono, ma saranno stati molto di più, che sono stati portati al cosiddetto bagno in Algeri 25 tra uomini, donne e bambini. Ci sono state anche una ventina di uccisioni, poi avevano abbandonato un sacco di masserizie predate anche sulla spiaggia, perché sono rimbarcati di corsa. E la cosa più sorprendente è che in quel momento in cui saccheggiavano Rapallo, tranquillamente Andrea Doria e tutta la sua flotta andava a veleggiare al di sotto della Corsica e della Sardegna. Sembrava che avessero forse avevano il telefonino portatile, ma non si sono mai riusciti ad incontrare.
E l'unica volta che i genovesi hanno fatto prigioniero proprio il signor Dragut, lo hanno concesso tranquillamente di riscattarlo alla parte avversa, purché pagassero i monete sonanti in oro, e quindi poi è per quello che è potuto venirci a visitare, se no era stato anche già preso e messo a remo, tra l'altro, su una galera genovese. L'anno dopo, pensate quale deve essere stato il terrore suscitato da questa visita, 1550, in un anno, sul mare, facendo i conti con il mare, che non è che il mare di allora fosse sempre calmo, avrà fatto le sue brave burrasche, sulla scogliera hanno costruito in un anno il castello famoso di Rapallo. Non ovviamente nelle dimensioni e nelle caratteristiche attuali, però era una fortezza che dimostra ancora una volta che una volta che è scappato l'asino si corre a chiudere la stalla. Rapallo, a differenza di molte altre località che ancora fino al 600 hanno avuto visite dei cosiddetti pirati turchi, Rapallo, dopo che ha realizzato il castello, non ha più avuto visite sgradite, diciamo così. E arriva l'anno più luminoso della storia rapalese, il 1557, a quel pomeriggio del 2 luglio, quando sul monte, che allora non si chiamava Montalegro, si chiamava Ponzema, nel sestiere di Borzoli, nelle proprietà dei Della Torre, c'è quella vicenda meravigliosa che chiamiamo l'apparizione della Madonna a un colono che, dicono le cronache, ritornava stanco del viaggio che penso avrà fatto a piedi, ecco, da Genova, si era fermato su questo colle per riposarsi, gli appare la Madonna e con uno degli annunci più strani delle apparizioni gli dà il mandato di annunciare a una cittadinanza, una collettività, nel caso nostro ai rapalesi, che su quel colle voleva essere onorata. Cioè non genericamente che voleva essere onorata dai rapalesi, ma su quel colle. E i rapalesi non è che lo comprendono subito, tanto è vero che quello che era il pegno che dimostrava anche la sua visita, cioè l'icona, il cosiddetto quadretto che raffigurante il transito della Madonna, l'assunzione della Madonna al cielo, quello che è venerato sull'altar maggiore, su al santuario, ecco, si tenta di portarlo, ma per rispetto, non per non fare ciò che la Madonna aveva detto, di portarlo in giù nella nostra chiesa. Dopodiché questo quadretto invece ritorna sul monte. Poi c'è tutta l'altra vicenda di quando addirittura il quadretto viene riconosciuto da un capobarca, da un padrone cosiddetto di barca che veniva da Ragusa. Ragusa sarebbe la Dubrovnik odierna in Jugoslavia, anzi non c'è più la Jugoslavia, laggiù, insomma, in Dalmazia. Viene riconosciuto il Senato genovese dietro la richiesta di questo, che dice: ma questo era venerato da noi, è sparito in maniera strana, ne domandiamo la restituzione. Il Senato genovese decreta che venga restituito, chissà quale sarà stata la tragedia dei rapalesi che si vedevano privati di questo che era la testimonianza della visita fatta dalla Madonna, e il quadretto ritorna sul colle e non viene più reclamato. Ecco, questo detta malamente è la storia dell'apparizione, però è un episodio che incide direttamente e costantemente in tutta la storia, ma non nella storia solo, nella storia religiosa di Rapallo, ma in tutta la storia civile, laica direi, della nostra città, e che vede costantemente testimoniato con atti assunti, con delibere ufficiali della comunità che si chiamava in vari modi la Magnifica Comunità, per arrivare fino al Consiglio Comunale, quello che è oggi l'espressione del voto popolare, con testimonianze costanti di gratitudine, dicevo, per la misteriosa predilezione materna della Madonna. Se pensate che Rapallo non conosce, a differenza di Genova, con la possibilità di contagi che c'erano allora, non conosce il colera, la peste e via di seguito, dice il perché, per arrivare in fondo, nello stemma ufficiale del comune di Rapallo, quello che è dietro di noi,
oltre ai grifoni che dicono della fedeltà costante di Rapallo, c'è una M che dice come Rapallo è legata alla Madonna di Montalegro. Sono arrivato in fondo. Sono in fondo, perché devo ricordare solo due date. Sì. Il 1608, che vede Rapallo diventare capitaneato, con 13.000 abitanti in tutto il capitaneato, che sconfinava anche nella Fontana Buona, Cicagna incluso. E di lì posso tranquillamente arrivare a Napoleone, perché non cambia niente. Cioè, noi dobbiamo avere presente perché per secoli Rapallo è rimasto immutato in quella che era la sua entità, al punto che il censimento, e questo lo devo dire perché poi ci aiuta per comprendere quanto verrà detto dopo, censimento fatto nel periodo napoleonico, 1806, dice che a Rapallo, qui solo a Rapallo, gli abitanti con oltre 12 anni erano 6.499. E questa è rimasta per lungo tempo l'entità demografica della nostra città. Tra l'altro il censimento ci consente, e faccio presto perché leggo solo delle cifre con a fianco le varie categorie, ci consente... all'800, la prego. Sì, sono all'800. 4.409 erano i contadini, 195 i marinai, 24 i pescatori, 44 gli osti, 19 i tessitori, 242 i lavoratori del merletto e del pizzo, di cui bisognerà parlare, 835 si qualificavano senza un lavoro preciso, 41 i proprietari, 2 farmacisti, 2 avvocati, 2 chirurghi, 12 padroni di navi, 107 serventi a vario titolo, 5 gli studenti e un solo orefice. Tenete presente che siamo al 1806. Da dire ancora che nel 1812 verrà tolta una costola a Rapallo per creare il porto Napoleone, che è quella di Santa Margherita, che finalmente potrà diventare autonoma e che durerà 2 anni questa denominazione, perché nel 1814 Santa Margherita inizia a chiamarsi Santa Margherita Ligure. Poi vi sarà un'altra rettifica che ci toglierà una fetta di terreno il 10 di agosto del 28, quando verrà data a Santa Margherita la sua stazione ferroviaria, fino allora in comune di Rapallo. Ecco. E ho finito. Prego. Ecco. Allora, aggiungo solo che dopo questa data esplode un fenomeno imprevisto, ovvero? Che è quello che sarà l'argomento successivo al mio dire. Ecco, no, ci dica ancora qual è il fenomeno prima. Il fenomeno imprevisto è che io vi ho descritto com'era il censimento di quella Rapallo là. Sì. Nessuno minimamente pensava che le bellezze naturali straordinarie, che erano già state descritte da alcuni dei personaggi più in evidenza, perché potrei fare un altro escurso velocissimo, 1822 Lord Byron, 1826 Alphonse de Lamartine, 1832 Hans Christian Andersen, 1837 Stendhal, 1851 Silvio Pellico, 1853 Richard Wagner, dopo Nietzsche, Guy de Maupassant, Paul Bourget, Sibelius, Freud e Hesse, e mi fermo lì, potrei andare avanti a dirne tanti, ecco, che erano... si erano venuti qui e avevano scritto cose meravigliose di queste terre, e nessuno a Rapallo pensava che l'avvenire aveva un nome, che allora non era questo, perché era il turismo. Era il cioè turismo. Il turismo. Ecco, e qui mi fermo un attimo, passo il microfono al signor Nannicini, però prima di far partire il signor Nannicini volevo presentarvi altre persone, perché avranno poi una parte in tutto questo. Allora vi presento la signora, questa bella signora che c'è qui seduta al centro, che è la signora Carla Guglielmino, che è direttrice dell'agenzia 1 della Carige, e accanto a lei quel signore coi baffi, non dico quel bel signore coi baffi perché una bella signora lo posso dire, ma un bel signore no,
il signor Carlo Zappamiglio, che è direttore dell'agenzia 2 di Rapallo, sempre della Carige, e con loro ci vediamo dopo. Io mi avvicino invece a Emilio Carta perché ho bisogno di chiedere una cosa. Ecco, noi abbiamo altri due ospiti, ce li vuole presentare? Sì, partiamo qua dal il primo qua alla mia sinistra è Mauro Mancini, che è un rapallese, anzi è un rapallino, è poeta, poeta dialettale, ha vinto anche alcuni premi e ha avuto secondo me un grosso pregio, quello di ricordare la nostra città, non tanto vista dalla parte di Benatti o quella che ci racconterà Nannicini sui grossi personaggi, quanto di quella vita parallela che scorreva accanto a questi personaggi, che era la vita dei rapallesi, degli indigeni. Lui l'ha messo in poesia secondo me molto bene, e a illustrarci queste sue poesie, questi ritratti di Rapallo, ci sarà un altro rapallese, che è Gianpietro Pastene, che illustrerà queste poesie con il carboncino. E alla sinistra di Mauro Mancini c'è ancora un altro nostro personaggio, che è il caricaturista Pietro Ardito, è un po' il re di Bordighera perché ha vinto numerosissimi premi, ha vinto la Palma d'Oro e il Dattero d'Oro con le sue caricature. Ne vediamo alcune che tra l'altro rappresentano alcuni dei personaggi che ospitò la nostra città. E adesso io non so quale inquadra il cameraman, comunque sono tutti personaggi. Ci dica se partiamo dalla sinistra o dalla destra. Di grossissimo calibro. E se cominciamo là, dunque, io non è che ci veda tantissimo. Abbiamo Nietzsche partendo da destra, poi Otman, Sibelius, Kokoschka, Pound e alla fine Farouk. Io credo che poi tu ce li inquadrerai meglio e sì. So che hanno tantissime cose da dirci e anche molto, credo, simpatiche. Allora, io passerei un attimo la parola a signor Nannicini, che ci porta anche lui con velocità in questo periodo, in questo momento che abbiamo detto chiamarsi turismo. Dopo la dotta esposizione di Pierluigi Benatti, che ci ha fatto una carrellata storica di Rapallo, io vi parlerò di un argomento, se vogliamo, un po' più frivolo, ma per questo non meno importante per l'economia delle nostre genti, il turismo. Turismo che, rapportandoci all'epoca di cui comincerò a parlare, era una parola inusitata e vorrei dire quasi inesistente. Ma cos'è quello che innesta questo volano e accelera le fortune di questi posti nel lontano fine 1800? Indubbiamente è l'arrivo della strada ferrata. La ferrovia è questa grande innovazione, questa facilitazione data a tutti per poter raggiungere una località. Dopo la ferrovia direi che il fatto più saliente comincia con la costruzione degli alberghi. Cominciano qui a prendere corpo delle aziende alberghiere di primissima importanza, che bisogna aspettare i tempi di adesso, come ha detto il sindaco, per avere delle ristrutturazioni di pari mole. Pensate che allora sono stati veramente degli investitori, direi, molto illuminati, perché hanno creato quasi dal nulla una nuova industria che non esisteva e hanno dato vita a quella che è l'industria del turismo, perché sono indubbiamente le strutture alberghiere che hanno dato il in là a questa nuova forma economica. Avevamo degli alberghi come il Royal. Il Royal dov'era? Il Royal era in corso, l'attuale corso Matteotti. Se voi vi portate prima del ponte, andando verso Genova, prima del ponte del Boate, e guardate di fronte questo palazzo, che ancora ha tutta l'impostazione dei palace di allora, con le due torri laterali, questo grosso corpo centrale, era un albergo di grande
mole, di grosso respiro, sotto più a valle, diciamo più verso l'incrocio con via Giustiniani, avevamo il Borivage, che era un altro albergo di grosse dimensioni. Mentre il Borivage non ne possiamo fare più nessun racconto, perché è stato addirittura demolito l'edificio, è stato ricostruito, adesso c'è la Galleria Cristallo, è tutta un'altra cosa. In fondo, se vogliamo, all'esterno il Royal ha ancora tutta la sua struttura. E cominciamo a fare un po' un'analisi. Chi erano i frequentatori, i primi frequentatori di questi grandi alberghi? Perché allora non c'erano le agenzie turistiche, non c'erano tutte queste organizzazioni che adesso fanno capo al turismo. I primi turisti, c'è molto propensi a pensare fossero gli inglesi, i tedeschi, i danesi, i nord europei. Però io vi dico, i primi turisti furono anche i russi. Perché proprio a Royal soggiornavano le grandi famiglie russe che dopo il Natale, quando cominciava il grande inverno russo, abbandonavano le loro residenze di Mosca, di Leningrado o le residenze delle campagne per trasferirsi nella nostra riviera, dove indubbiamente, e oggi ne ho una prova, una giornata come quella di oggi ve ne do una prova, perché il clima era indubbiamente di grande piacevolezza. Perché ricordiamoci che noi non siamo nati con la vocazione balneare. La vocazione balneare è una cosa che verrà molto dopo. Noi siamo nati come stazioni climatiche. Le presenze a Rapallo, a Santa Margherita, nell'Arco del Tiguglio, erano tutte durante questo periodo invernale che andava sino alla primavera, anche alla Pasqua. Mentre in estate c'era un netto calo delle presenze turistiche. Poi un altro avvenimento che ha dato di nuovo una nuova, diciamo, slancio al turismo rappallese è stato indubbiamente l'apertura del casinò in quella che era la Villa Rondanini, dove c'è l'attuale Cursal, se volete, tanto per capirci, dove a un certo momento si diventa un albergo e poi diventa la prima casa da gioco. Ecco, mi perdoni, c'è una leggenda però. Sì, è diventato una casa da gioco, se vogliamo, proprio per un fatto di gioco, perché il proprietario se la giocò, come allora era abbastanza frequente, a goffo, in una notte nel foyer del Carlo Felice, perché allora i teatri avevano sì la funzione della rappresentazione delle opere, come l'hanno tuttora, ma nei foyer si giocava allegramente. Questo succedeva al Carlo Felice, succedeva alla Scala di Milano. E in una notte si era giocato quasi tutto il suo patrimonio. Gli rimaneva questo bene a Rapallo, e pensò lui di utilizzarlo, anzi pare che fosse stato un suo fedele domestico il quale, visto lo disperato sulla scogliera, le disse: beh, in ultima analisi, perché non cerchiamo di sfruttare in qualche modo questa proprietà che gli è rimasto. E in questa proprietà poi verrà aperta la prima casa di gioco. Ma tenete conto che le case di gioco in allora in Europa erano Rapallo, Monte Carlo e Wiesbaden, che era la famosa stazione termale tedesca, Monte Carlo, che era già Monte Carlo, Principato di Monaco, e Rapallo. Tanto è vero che Rapallo fu aperta con personale francese, perché era impossibile che qui avessimo del personale che potesse mandare avanti una casa da gioco. Naturalmente questo portò un incremento notevole e anche una qualità di clientela del tutto inusitata. Perché? Perché allora i casinò erano frequentati da una clientela di altissimo livello. Ora lo sarebbero un po' meno, sarebbe un'altra cosa. Ma allora chi frequentava i casinò, poi legati al casinò c'erano i balli, c'erano i ricevimenti, c'era tutto un mondo che si muoveva. Lo stesso modo con cui uno si vestiva per frequentare il casinò era un distinguo nella società di allora. Era tutto un parametro differente da quello dei tempi nostri. È su questa scia che nasce l'albergo Excelsior, quello che adesso speriamo riapre i battenti e riporti Rapallo su nuove posizioni. L'albergo Excelsior, che era di una società che aveva già
degli alberghi importanti, l'Ambasciatore a Roma, la Pace a Montecatini, che sono tuttora alberghi di primissimo ordine e tuttora in attività, e avevano iniziato e portato a termine la costruzione di questo albergo che indubbiamente ha dato lustro a Rapallo e a tutto il Tiguglio. Però c'erano anche delle attività minori legate sempre al turismo. Prendiamo per esempio i caffè. C'era, sempre in Corso Matteotti, porte perché di rimpettaio dell'Albergo Royal, sull'angolo, dove adesso si svolta, tanto per capirci, per andare all'autostrada, il caffè Marescotti. Era un caffè che era stato aperto da questo signor Marescotti, era messo stile Liberty, con molti legni scuri, molti, allora si usavano a mettere anche degli specchi, le seggiole tonè con i piani di paglia di Vienna, e l'orchestra delle dame viennesi che suonava e intratteneva gli ospiti nel pomeriggio, che erano poi niente che poco di meno che gli stessi clienti dell'albergo, che abbandonavano i saloni dell'albergo per trasferirsi in questo caffè. E in questo caffè lo frequentavano anche quelli che allora erano i maggiorenti del paese, che saranno stati il notaio, i medici, anche perché c'era un anello di congiunzione nel parlare francese. Allora si usava parlare la lingua internazionale, era il francese, e c'era questo anello di congiunzione, questa possibilità di comunicazione fra questa colonia di ospiti e questi nostri rapallesi. Dopo, e qui no, io non vado molto rigidamente, cronologicamente, non devo fare, lo storico è stato Benatti, io parlo di cose più frivole, nascerà un altro caffè che forse proprio perché era nato dopo lo chiameranno Caffè Nuovo, ma che non sarà mai conosciuto come Caffè Nuovo, ma bensì come Ciuffly. Ciuffly è un famoso aperitivo che veniva confezionato in questo locale. Questo locale era dove adesso inizia la Galleria Cristallo, lì davanti un po' davanti al Grifone, all'ex Grifone, che poi adesso è chiuso. Lì c'era questo caffè, il quale aveva le sue seggiole di vimini fuori sul marciapiede, perché allora il traffico era molto più modesto, non c'erano preoccupazioni di traffico. E pensate che nella stessa via Matteotti facevano bella mostra di sé gli aranci selvatici, quelli che adesso sono rimasti un po' dalla parte degli alberghi verso i giardini. Io adesso la fermo un attimo e lei si ricordi il punto, perché poi da qui parleremo, e volevo coinvolgere il signor Mauro Mancini. Ecco, signor Mancini, insieme naturalmente alla collaborazione di Gian Piero Pasten, ecco, che cosa le fa venire in mente questo momento, questo periodo? Dunque, intanto fino a questo punto è stata analizzata la storia, come diceva giustamente Carta, una storia generale, diciamo ufficiale di Rapallo, no? Ecco, noi vorremmo con Gian Piero ora scendere nel particolare per ricordare qual era la vita effettiva di Rapallin, con alcuni aneddoti sui personaggi e alcune situazioni di allora. Ecco, essenziale ci appaiono i disegni di Gian Piero e il nostro dialetto. Ora, per dare tempo a Gian Piero di eseguire il disegno, io farò un breve accenno appunto a questa poesia. Fare archeologia nel passato si corre sempre il rischio di enfatizzarlo, non tenendo conto delle difficoltà reali di quel tempo. Ecco, vediamo il primo aneddoto. In questi ultimi decenni, in nome del progresso, abbiamo gettato via principi e sentimenti, il che mi ha suggerito questo Ossa de Persega. Quando nu giasciavimo guma americana, ma Ossa de Persega, de na Persega d'atri, quando nu sentivimo radio, televisione, ma in sciscain de casa robavimo ceti da Iugi du Vegin,
quando non scappavimo a cercare felicità dentro scatole querue, in città così lontane, quando senza meginge, con solo ventuse e in pacchi di lin, muivimo di etigia e domando gruppo, e vivimo veramente meno progredì? Molto bene. Ecco, io la ringrazio, io l'applauso gliel'avrei fatto, ma non avevo le mani libere. Prego, voleva aggiungere qualcosa? Sì, infatti, mentre va avanti, ecco, il disegno che raffigura che cosa? Ce lo dice, per favore, perché io... Raffigura gli oratori, che sono due... Ecco, c'è qualcuno fra i presenti che ha un ricordo di questo? Io lo saprei a chi chiederlo, lo saprei, ecco. Al signor, adesso... Allora, al signor Scazzola... Lei ha ricordo di questo periodo? Che cosa ricorda di questo periodo di cui abbiamo appena parlato? Ricordo tutto. Ricorda tutto? Rapallo a quei tempi. Ricordo quando ero bambino, non c'era né acqua, né gas né luce. Immaginatevi come potevano andare avanti anche gli alberghi. Andavano con le candele, col lume a petrolio e tutto il resto. E questo non li fermava comunque, dire. Eppure andavano avanti. Mi ricordo l'albergo Savoia, che sulla facciata aveva due lampioni, uno a petrolio, uno a destra e l'altro a sinistra. Così erano tutti gli altri. Beh, io ricordo Rapallo quando c'erano i ciottoli. La pavimentazione dei ciottoli. Il Caraggio Dritto... C'era i ciottoli fino a sul ponte, come si chiama, del torrente. In mezzo due lastriche, c'era due righe di lastriche, di lastre di arenaria di Spezia, dove potevano i carri andare più. Ricordo anche che il primo gas del 1901, l'officina a gas, ha cominciato a funzionare per l'illuminazione verso il 3 al 4. Ricordo ancora che ero ragazzo, che un uomo con una cesta andava sotto il lampione, girava con una manovella, faceva venire giù il lampione del lume scarico e metteva quello carico di petrolio e lo accendeva, perché il gas non era ancora per tutto il Rapallo. Ecco, cosa succedeva la sera in quel periodo? C'era 24, la sera no, perché la gente non usciva, stava a casa. Guardi, Corso Reginella era alberata fino sul ponte del Boate, poi continuava l'alberazione fino all'Angano. C'era il pavimento era di terra battuta. Corso Italia per andare alla stazione era di terra battuta, via Corso Sereto era di terra battuta fino alla porta della Madonetta. Ecco, mi perdoni, lei che ricordo ha della sua infanzia? Voglio dire, questi alberghi che erano in parte già stati costruiti, di cui si parlava. Ecco, lei era un ragazzo evidentemente. Sì, erano sempre pieni, zeppi. Ecco, come vedeva lei queste persone che frequentavano questi alberghi? Cioè i rapallini, come vedevano? Li vedevano perché dei rapallesi e rapallini me lo dovete levare. Lavoravano tutti per Rapallo, chi lavorava per gli alberghi, lavoravano nei negozi, tutti lavoravano per gli alberghi, perciò li vedevano bene. Mi ricordo che queste anziane... si mettevano sulla spiaggia, perché allora la passeggiata mare non c'era solamente fino dal Marsala, c'era la spiaggia, e stavano sulla spiaggia col parasole, leggevano, scrivevano chi disegnava, e era un folklore Rapallo a quei tempi. Suo padre che cosa faceva, di che cosa si occupava? Mio padre era tesoriere della Cassa dei Risparmi, della esattoria. Siamo tutti in famiglia qui. Ricordo questo, guardi, sì. Che mio padre era obbligato ad andare al casinò tutti i giorni a scuotere 1.000 lire, il casinò dava 1.000 lire al comune.
Al giorno? Al giorno. Nel 1901? Nel 1901, 2, 3, 4, 5, fino alla, finché non hanno chiuso. Dava 1.000 lire al giorno. Cosa si comprava allora con 1.000 lire? Tanto per farci capire il rapporto, cioè quanto valevano... Con 1.000 lire quanto cosa ci si poteva comprare? Con 5.000 lire lei comprava un appartamento. Infatti, quindi il rapporto, voglio dire... Guardi, dove c'è il rapallo, quel caseggiato lì dove c'è il rapallo, durante, finito la guerra del 15, l'hanno venduto per 20.000 lire. Figuriamoci. Ecco, io per ora la ringrazio, poi se lei permette le richiederò ancora, ancora qualche cosa. Signora Nicini, le rilascio la parola, l'ho lasciata in un caffè. Ecco, mi ha lasciato nei caffè e abbiamo parlato del Ciuffly. Volevo farvi anche notare una cosa. Allora, la cosiddetta gente bene che frequentava Rapallo, quelli che abitavano nelle ville, le famiglie nobili che allora non mancavano a Rapallo, avevano per abitudine la frequentazione di questo caffè, perché sì che c'erano già i caffè della passeggiata a mare, però i caffè della passeggiata a mare erano più destinati ai turisti, però invece questi, sia pure personaggi, amavano più trovarsi a questo caffè nuovo, Ciuffly, che poi Ciuffly era il nome dell'aperitivo che avevano inventato. Era gestito da questi fratelli Bortolazzi, che lo gestivano molto signorilmente, ed era un posto di ritrovo dove appunto era un rendezvous per tutta una certa Rapallo. Ecco, mi perdoni, i rapallesi o rapallini, poi dopo me lo chiedete, me lo chiarite. Noi diciamo rapallesi, diceva, perché sì. Rapallini è un po' diminutivo, io direi. Io direi rapallesi. Invece io credevo di essere... è per intimi. Io infatti ho detto rapallini prima perché volevo, invece poi mi siete... Ecco, no, volevo capire una cosa. Mi diceva che i bar della passeggiata a mare non venivano frequentati Erano più per i turisti, per il turismo. Ma questo, gli abitanti di Rapallo, era una scelta quella di non frequentare i locali? Gli abitanti di Rapallo, perché bisogna stare attenti. Io ho parlato di una certa categoria di persone che frequentavano Rapallo, che stavano anche a Rapallo, perché avevamo i baroni Casana, avevamo i conti Rabilan, avevamo il principe di San Faustino, avevamo queste grandi famiglie, più c'era tante altre persone, era diciamo un po' una parte elitaria. Io invece vorrei anche dirle dove andavano i rapallesi. C'erano anche le osterie, non c'erano solo questi caffè, c'era l'osteria del 40, che era sull'angolo qui per andare verso l'interno di Rapallo, quella che allora si chiamava Corso Umberto. C'era l'osteria del Binello. Il Binello era sulla passeggiata a mare dietro, dove adesso c'è un'edicola di giornali, se non sbaglio, di fianco al chiosco della musica. Però allora si scendevano 4-5 gradini e si andava dentro questa osteria, ed aveva una caratteristica: non c'erano bicchieri. E mi diceva come si beveva? E si beveva col pirone. Il pirone, per chi non lo sapesse, era questo bere a garganella, che forse è una moda che viene dalla Spagna, io credo, quella del pirone, no? Perché... Ecco, da chi erano gestiti, mi scusi, questi locali? Quello lì, il Binello, io me lo ricordo quando ero ragazzino, era un uomo grosso, un uomone con una gran cintura che li teneva sotto pancia, sempre abbastanza gioviale, che gestiva la sua... E il 40 aveva dei gran baffoni, aveva questa... Il 40 era il suo nome? Lo chiamavano il 40, io lo sempre, non lo so mai. Ecco perché mi dicevano qui che lo ridico perché io non aveva il microfono. Io me la ricordo l'osteria del 40. Perché vendeva il vino a 40 centesimi. Aveva, lo dico botti, sennò, aveva delle grandi botti, vendeva il vino da esportare. Ognuno che voleva comprare il vino andava e si portava dietro il recipiente, perché non c'era vetro a perdere allora. Ognuno andava con la sua bottiglia, che era poi sempre la stessa, e lui col mezzo litro, il litro o due litri riempiva. Ecco, sul 40 ecco. Io ho una testimonianza. No, quello che ha detto... Prego. Signor Nannicini, no, del Binello, no, si ispirava sul Grifo, Binello, no, sul 40. Grifo, che era l'autore degli affreschi del chiosco. Non so se sono affreschi o tempere. Si andava a ispirare lì, beveva. Ah, si ispirava nella... Capitano di lungo sorso. Litri di ispirazione. Prima di era nel 1929.
dipingeva, ma il chiosco e il Binello era vicino al chiosco, allora scendeva sempre, io ero un ragazzino. Ho capito, ecco, c'è un'altra testimonianza, poi proseguiamo. Aspetta, mi scusi, io lo so. Devo dire che fino alla guerra del 15 da Passeggiata Mare non c'era niente, era chiuso, non c'era né un negozio, non c'era un caffè, era come si chiama, i depositi usati per le barche e per i pescatori. Lo sviluppo è venuto dopo la guerra del 15. Infatti io ho detto, guardate che non vado cronologicamente. Sì, infatti stiamo saltando, non è una storia in ordine cronologico. Salto un po' avanti e indietro. C'era anche un altro locale in Carugio Dritto che era chiamato Bottiglieria Nazionale, che tutti ci ricorderemo, era in quella strettoia da cui da Carugio Dritto si va adesso nel mercato della frutta e verdura, e lì c'era la Bottiglieria Nazionale. E poi c'erano le pasticcerie. Ricordiamoci che la pasticceria di Canepa ha 150 anni. E sebbene io mi ricordo, Canepa aveva anche davanti uno dei pochi distributori di benzina, in cui allora le rare macchine che dovevano fare benzina si fermavano, chiamavano, quelli uscivano con la pompa a mano, si riempivano questi polmoni di questo liquido che era poi la benzina, che poi riscendeva giù. Io adesso le faccio una domanda che probabilmente non so se avrà una risposta, però la prima macchina che è arrivata a Rapallo, questo non lo sappiamo, non ha dato... Se no se lo ricorda scassi. Sì, aspetti però, perché senza microfono non, da casa non riusciamo a farla sentire. La prima macchina automobile, La prima macchina automobile è stata quella dei fratelli Felugo e quella di Bottinelli. Una macchina a due posti, alta, si chiamavano Foletto. Ecco, ricorda più o meno il periodo? Guardi, del 4, del 5, 6. Ecco, 4, 5, 6. Poi è venuto Qualia del 1908. Con una Fiat a quattro posti. Ecco, quindi abbiamo anche trovato la prima macchina che è arrivata qui a Rapallo. Tornando a una cosa che innovazione che ha portato indubbiamente dei grandi vantaggi a Rapallo è stata la costruzione del campo del golf. Il campo del golf ha dato un'altra spinta a Rapallo, perché tutta una clientela aveva di che passare il suo tempo, perché il campo del golf rappresenta un'attrazione non solo per Rapallo, golf e tennis non solo per Rapallo, ma per Santa Margherita. Dove siamo come periodo, signora Nicci? Sino a Portofino. È nato negli anni 30, quando poi a seguito della costruzione del campo del golf si è risanata tutta quella zona che era poi una zona paludosa, si è arginato il fiume, il Boate, e tutta quella parte là ha preso questa nuova fisionomia, è nato il campo da golf, è nato la clubhouse dove naturalmente si ritrovavano siano stranieri, siano ospiti nostri e sia anche tutta una parte di ospiti genovesi che hanno cominciato a frequentare il golf e tennis di Rapallo. Il primo presidente era questo torinese, il principe Ranieri di San Faustino, che abitava in quella villa che è subito dietro dove era il cosiddetto Castello dei Sogni, prima del collegio del Bristol e prima del collegio delle Orsoline. A monte c'era la villa di Ranieri di San Faustino, che è stato anche il primo presidente del golf. E costruttore del golf era stato un altro torinese, che era l'ingegner Maffei, che era famosa la sua gentil consorte, la quale girava impellicciata e in mezzo ai peli del visone spuntavano il musino di due pechinesi, ne portava uno per braccio. Era un vezzo come era. Era un vezzo. Ecco, contemporaneamente a questi, cioè in questo periodo, cioè ritorniamo a prima, coinvolgo di nuovo il nostro storico, le può passare un attimo il microfono, grazie. Ecco, contemporaneamente a questa evoluzione del turismo, volevo parlare, quali altre attività collaterali si sviluppano in quegli anni o comunque si incrementano, perché alcune erano già sicuramente prima già sviluppate. Prima di questo volevo premettere una cosa, perché mi sembra doveroso ricordare, perché è legato in modo indissolubile al nome di Rapallo, come questa eccezionalità di disponibilità alberghiera ha fatto sì che Rapallo è stata scelta quale sede di importanti incontri
a livello internazionale, mondiale, che oggi sono scritti su tutti i libri di storia, solo perché aveva gli alberghi, che nel 17 hanno deciso l'Eccelsior di fare il convegno di Rapallo, che ha tolto Cadorna, ha nominato Armando Diaz, eccetera. E come è solo perché aveva dei grandi alberghi che nel 1920 è stato firmato il trattato di Rapallo tra l'Italia e la Jugoslavia, e solo perché aveva dei grandi alberghi che nel 22 ospitava tante rappresentanze di nazioni presenti a Genova alla conferenza economica internazionale, che poi ha visto il 10 di aprile, giorno di Pasqua, fare il trattato di Rapallo russo-tedesco firmato da von Rathenau per la Germania e da Cicerin per la neonata Russia. Cicerin, che ha lasciato in maniera indelebile, e questo è un aneddoto, il suo nome, cioè Cicerin poi è stato travolto dagli avvenimenti storici e anche morto, però il suo nome è rimasto a Rapallo, perché per Cicerin si intende una generazione, anzi due generazioni, se non vado errato, di taxisti, prima di vetturali, poi di taxisti, perché avevano prestato servizio per portarlo nei suoi spostamenti alla conferenza a Genova e agli incontri in Rapallo. E gli fu affibbiato quindi il nome e gli rimase. Questa è una cosa che andava ricordata, circa il fatto di cosa ha significato, per lo spessore, cosa voleva dire avere gli alberghi, voleva dire essere scelti a livello mondiale, ecco. Questo è uno spunto. E avere anche il paesaggio, voglio dire. Sì. Tra l'altro direi anche che è molto significativo rilevare come Rapallo ha una vocazione alla pace. A Rapallo sono state firmate solo delle paci, eh? E quindi speriamo che venga tenuto presente. Mi scusi un attimo, è perché altrimenti... Ma voleva dire, ecco, perché mi hanno... Ecco, sì. Sì. Dicevo, poi le attività... Rapallo viveva anche, ecco, di artigianato. Erano molteplici. Quando ho ricordato là il censimento napoleonico, si parla di lavoranti del pizzo, ecco, e lì c'è una grossa pagina da dire. Quando si tratta di, nominavo 837 che non avevano ben chiaro, e questo ci dice già uno dei drammi, un dramma che è quello che poi ha portato molte generazioni, giovani, i giovani rapalesi dovevano andare a cercare di che campare lontano dall'Italia. E lì si apre il discorso dell'emigrazione, che dovrà essere approfondito. Ecco, però prima dell'emigrazione e prima... mi dicono che devo fare un piccolo stacco. Ed ecco, mentre il signor Benatti ci parlava appunto di uno degli altri aspetti economici della Rapallo di quel tempo, la signora, ho perso il nome, Margherita Millesimo, lei si occupa di Pizzi e di Tombolo? Ma sono stata, se ne è occupata per diversi anni, più di 20 anni. Ecco, qual è la sua testimonianza su questa tradizione? È meravigliosa, guardi, i fratelli Gennaro hanno creato dei disegni che stupendi, che si potevano aggiustare, fare corredi, tovaglie e tante bellissime cose. E io sono stata l'ultima lavorante, perciò non ho imparato a fare il merletto, ma facevo vetrine, facevo tutto quello che comportava in questo grande negozio, che era nelle vie Americhe, e come hanno parlato, messo su mi pare nel 1990, e con l'evento del casinò è stata la fortuna dei fratelli Gennaro, che erano veneti d'origine, però molto bravi. Il Gennaro andava in giro per l'Italia, portava lavori se erano ordinati e prendeva disegni, grandi disegni. Poi ritornava e la disegnatrice faceva quello che lui aveva visto, voleva. E poi sono nati diversi disegni di merletti con i nomi delle stesse merlettaie, perché erano state brave a farli. Facevano anche i pissi Bruges a Rapallo, facevano anche i pissi Chantilly a Rapallo, facevano tante belle cose le nostre merlettaie, ed era una gran bella gioia vederle sulla spiaggia o sui casolari a lavorare con questi quattro fuselli, far saltare fuori dei meravigliosi pissi.
E io ne ho visto tante cose belle in 20 anni, solo che sono stata l'ultima. Tutte le altre... Si pensa poi la... No, meno male che siamo riuscite, e lo devo dire, a fare l'ultimo lavoro, che è il pannello che è esposto nel museo, con diversi pizzi presi dalla collezione Zennaro, che erano catalogati diversamente, ma che noi con l'ultimo Zennaro ci lasciava liberi, dovevamo anzi vendere il più possibile, perché siamo riuscite con altra signora che aveva ordinato sto pannello a eseguirlo, e in mezzo a che sono contenta che sia ritornata a Rapallo. Quindi l'avete ricostruito, in effetti. La gioia più grande che ho avuto è stata quando mi hanno detto che ritorna a Rapallo, perché io sapevo che dentro c'era dei pizzi che Zennaro teneva per mettere... Significavano molto per sì, chi, perché Zennaro voleva fare un museo. E voleva fare la scuola, allora a quei tempi non ci davano retta i signori amministratori. Non guardiamo questi che non c'erano. questi c'erano. Di questo non hanno colpa. Lui era molto arrabbiatissimo, se non fosse stato che poi è mancato, forse i pizzi sarebbero andati a Milano nel Museo della Scienza e della Tecnica. Ma noi abbiamo tenuto duro più possibile. E quindi questa è una tradizione che... Sì. Io ricordo a questo proposito che a Rapallo c'è il museo. Sì. Poi adesso... Per fortuna questi bravi hanno fatto aprire la scuola, finanziano, e questo va avanti. Per il recupero della tradizione. La ringrazio, signora Millesimo. Ecco, signor Benatti, sui pizzi, ecco, interviene il signor, si presenta da solo, sia gentile. Sì, sono l'avvocato Canessa, rapidissimo. Vorrei ricordare che quando è morto l'ultimo dei fratelli Zennaro... è il governatore di che come? Cosa? È il governatore ah, di che sì, sono cosa? Dell'associazione culturale Caru Giudrito. Che ha una sua grande tradizione. Che ha una sua tradizione, certo. Ha fatto parecchie opere, ha collaborato molto con l'amministrazione comunale e continua a mantenere i nostri usi, costumi e abitudini. Esatto. Volevo dire, quando è morto l'ultimo dei signori Zennaro, e qui la signora Millesimo si ricorda, io casualmente sono stato nominato... curatore all'eredità giacente, perché era molto senza eredi e senza testamento, quindi tutto sarebbe andato allo Stato. Ho raccolto tutta questa collezione di pizzi, l'ho fatta acquistare dal Lions Club del quale facevo parte, Lions Club l'ha regalata al Comune, e il Comune l'ha veramente ordinata e ha aperto quel museo che è nato qui, altrimenti poteva andare tutto disperso e finire in niente, perché erano tutti pizzi che... come raccolta organica avevano il loro valore, come singoli pezzi non andava poco valore. E poi ogni famiglia ligure ha i suoi pizzi, perché sono due tipi, c'è quello di Zennaro che era il maestro, e poi c'erano tutte le donine, tutte le nostre nonne, le nostre vecchie zie, che venivano, i vari committenti, diciamo, davano il filo e loro facevano pizzi, perché i pizzi, ricordiamocelo, per anni sono stati la pacottiglia dei marinai. E infatti era su questo che volevo arrivare, cioè vera e propria merce di... merce di scambio. Ma io, riallacciandomi alla signora Millesimo, volevo ricordare un fatto abbastanza curioso e simpatico, e cioè il lungo pizzo che ha il museo di Rapallo era su una nave che faceva viaggi nei Caraibi, era, se non sbaglio, l'Omerich, fino a qualche anno fa. Casualmente noi abbiamo trovato, una signora ci ha portato una fotografia a colori in cui si vedeva un cuoco rapallese che era a bordo della nave, e sullo sfondo si vedeva questo lunghissimo pizzo, che tra l'altro è stato fatto su disegno di Lele Luzzardi, lo scenografo genovese. E noi come ufficio del comune ci siamo messi in contatto con gli armatori a Miami, abbiamo saputo che la nave stava per essere ristrutturata, il pizzo probabilmente sarebbe andato perso, noi abbiamo scritto all'armatore che cortesemente ce l'ha donato, ce l'ha fatto arrivare a Rapallo con un proprio ispettore per via aerea, l'ha donato al comune di Rapallo, e così per un caso direi abbastanza curioso, fortuito, Rapallo è rientrato in possesso forse del pezzo più prezioso che ha nel proprio museo. Ecco, la ringrazio. E poi di fatto queste sono le cose che danno peso. Un altro miracolo è stato che oltre al pizzo
che è già un miracolo che sia rientrata a Rapallo, si sono trovati i cartoni originali di Luzzati, sono al museo anche quelli, sui quali sono stati realizzati le figure. Si tratta di un pizzo che raffigura le maschere del carnevale italiano, che ha un grosso valore anche come ricerca, oltre che un valore artistico, ecco. Pochi purtroppo hanno visto il museo di Rapallo. Ecco, appunto, mi si dice... È un invito da fare anche oggi. Ecco. Infatti questo lo facciamo sicuramente perché lo merita davvero. Ecco, parlavamo di queste attività come merce di scambio per i pescatori. In effetti che cosa succedeva, signor Benatti? Tanto va tenuto presente che le donne rapalesi, quando dovevano dare le proprie generalità e il mestiere, aggiungevano merlettaia. Perché non si dicevano casalinghe, si diceva merlettaie, perché ogni spazio di tempo libero lo utilizzavano per fare dei merletti che poi davano al marito, il quale faceva, si imbarcava e doveva cercare di piazzarli nei porti che visitava per cercare di recuperare qualcosa. E quella pacottiglia che ricordava l'avvocato Canessa, ecco. Era una vita non troppo facile quella della popolazione rapalese. Se noi prima abbiamo descritto con aggettivi brillanti la facciata, ma dietro c'era tanta vita stentata, perché la campagna non ha mai soddisfatto le esigenze, non poteva remunerare il lavoro dei campi su quei fazzoletti ricavati da piccole tasche di terra. Le fasce sono delle tasche di terra, tutto lì, ecco. E quindi nasce poi il dramma delle migrazioni. Tenga presente che c'è un documento deliberato. Le apro una prospettiva. Mi apro la prospettiva, però me la apra dopo la prospettiva. Sì. Faccio aprire invece a me uno spazio che apro fra l'altro volentieri. In quel periodo, siamo nel 1926, c'è un altro fatto. Arriva qualcun altro a Rapallo, che è la banca Carige, che allora si chiamava Cassa di Risparmio. Ecco, vi ho già presentato il signor Ennio Parodi, che è direttore della filiale di Rapallo, peraltro da 5 anni. Vi dico qualcosa in più di lui: 25 anni sono gli anni che ha passato e che sta ancora passando alle dipendenze di questa banca. E prima di essere direttore qui a Rapallo era direttore in Piazza Banchi, se non vado errata, a Genova. Esatto. Ecco, signor Parodi, qui è nata la Carige in questo periodo e quindi la inserisco qui. 1926. Siamo nati nel 1926 da un'unione all'allora Cassa di Risparmio di Genova con la Cassa di Risparmio di Chiavari. E la decisione è nata, come è stato evidenziato prima, perché già allora la città di Rapallo era un centro importante ed aprirvi una filiale era sicuramente un motivo di prestigio e possibilità di acquisire clientela primaria. Da allora la nostra presenza fortunatamente è continuamente cresciuta e abbiamo continuamente incrementato il numero degli sportelli, abbiamo aumentato il numero degli organici e abbiamo anche dotato le nostre strutture di apparecchiature sempre più sofisticate. Volevo citare ad esempio, a proposito di apparecchiature sofisticate, che adesso siamo in grado, le nostre principali agenzie, di effettuare operazioni in borsa, in appositi locali, il famoso borsino, dove facciamo operazioni in continua sul mercato telematico con collegamenti con la borsa sia italiana, con tutte le borse italiane, principalmente la borsa di Milano, e sia con le principali piazze per i titoli esteri, le principali piazze internazionali. Questa è l'evoluzione. Successivamente è stata decisa l'apertura di una seconda agenzia. Volevo fare un inciso che non ho detto prima. In questa sede volevo portare un attimo i saluti da parte della nostra amministrazione, da parte della nostra direzione generale, da parte del signor Catorcini, che è il dirigente dell'area Tiguglio, e soprattutto fare i complimenti a questa trasmissione, che mette in evidenza degli aspetti particolarmente importanti della nostra storia e tradizione. Continuando nella storia, successivamente abbiamo aperto una seconda filiale, una seconda agenzia in Rapallo.
mi sembra precisamente nell'83, qua presente la collega, la signora Carla Guglielmino, e direi forse sarebbe opportuno passarle la parola. Sto andando dalla signora Guglielmino, l'avevamo già conosciuta prima, anche la signora è direttrice appunto dell'Agenzia 1 della Carige di Rapallo, dal 1977, quindi 17 anni in questa banca, e proveniva da Portofino. Ecco, perché è nata l'Agenzia 1 a Rapallo? Ma c'è da dire che l'agenzia centrale stava crescendo, aveva esigenze espansionistiche, noi avevamo delle tesorerie molto importanti, prima di tutte la tesoreria del comune, abbiamo voluto dare spazio, abbiamo voluto dare miglior servizio, tuttora continuiamo a essere un'agenzia fortemente specializzata nel settore delle tesorerie, però in 10 anni tante cose sono cambiate, quindi anche la nostra filiale ha avuto un'impostazione nettamente più commerciale, per cui ancora adesso stiamo crescendo, stiamo presidiando la zona, la nostra zona è posta a Levante, diametralmente opposta rispetto all'agenzia centrale, e stiamo lavorando bene sulla nostra realtà, siamo proprio nel borgo antico, dove ci sono parecchie opportunità che cerchiamo di cogliere. Però diciamo che questa esigenza espansionistica si faceva sentire sempre più forte, e nel 1993 abbiamo aggiunto un'ulteriore filiale, un po' il nostro fiore all'occhiello, l'ultimo, e il direttore Carlo Zappamiglio è a zona Sant'Anna, dove effettivamente ci stavano un po' aspettando. Ecco, se può gentilmente passare il microfono, io forse ho dimenticato di dire che la signora Guglielmino è direttrice da 2 anni, questo non qui a Rapallo, e Carlo Zappamiglio invece 18 anni di onorato servizio, si dice così, sì. In Carige, direttore dal 1993, proveniente dalla sede di Chiavari. Ecco, siccome l'agenzia di cui lei è direttore, io ero presente all'inaugurazione, ecco, rispetto a quello che lei mi aveva detto durante quell'intervista, rispetto a quelle aspettative, che cosa è successo poi? Perché i nostri ascoltatori, tra l'altro, l'avevano seguita, per cui com'è andata? No, direi che innanzitutto noi abbiamo aperto, come si era detto allora, per andare incontro a certe esigenze che erano quelle della popolazione di quella zona. C'è sicuramente in Rapallo, c'è stata soprattutto negli ultimi anni una forte espansione demografica in quella zona particolarmente, quindi era importante che la nostra banca fosse presente lì, proprio per soddisfare la clientela che era già nostra e per andare incontro a quelle che era l'eventuale potenziale clientela. Sotto questo profilo devo dire che sono soddisfatto, perché mi sembra che ci sia stata una risposta positiva da parte sia dei clienti nostri già preesistenti, sia soprattutto da parte di tutta quella popolazione di Rapallo che aveva bisogno di una banca conosciuta, importante, in zona. La ringrazio, signor Zappamiglio. Adesso passiamo brevemente a quello che è l'altro lato della barricata. Io lo so che Marco Pinazza mi... No, questa volta ero in favore di telecamera. Ecco, abbiamo invitato, come ormai è consuetudine, i correntisti della Carige, diciamo le persone, i correntisti più affezionati. Abbiamo chiesto anche questa volta di contattare attraverso i vari direttori le persone che avevano il conto, diciamo così, più vecchio, il numero più basso, insomma, di conto nell'ambito delle varie filiali, e per quanto riguarda la filiale di Rapallo, quella diretta appunto dal signor Parodi, abbiamo trovato il signor Pagliattini Giuseppe. Abbiamo qui la signora Pagliattini Carolina, che ne è la figlia, voglio dire, perché il signor Giuseppe era indisposto, noi la ringraziamo intanto per essere venuta qui. Ecco, suo padre aprì un conto nel 1951, sono solo 43 anni, voglio dire. La fedeltà, sì, è già è qualcosa. Lei è titolare di una torrefazione di caffè che all'epoca era di suo padre. Mio padre, ecco, sì. Qual è il tipo di rapporto, perché io glielo avevo chiesto quindi di chiedere a suo padre che tipo di rapporto aveva anni e anni fa. Ma con questa banca, io penso, anche che perché mio padre, non dimentichiamo. Cioè, mio padre parlo dal 1925 a questo negozio, ed era molto amico di un signore vicino di casa
che era allora un impiegato della Cassa di Risparmio, che poi è diventato il direttore, il signor Passalacqua, che penso che tanti di Rappallo conosceranno. Forse per rapporto d'amicizia, forse perché si fidava di questa banca, insomma, lui è diventato correntista e lo è tuttora. Quindi, voglio dire, per quello che ne so io, ecco. A questo punto, voglio dire, il riconoscimento che fra un attimo la Carige le darà è più che meritato. Per quanto invece riguarda l'Agenzia 1, che abbiamo appena, di cui abbiamo appena intervistato la direttrice, Ettore Pendola, chi è il signor Pendola? È l'unico che non mi è stato presentato all'inizio, ecco, che ha aperto un conto nel 1983, ricordo che la filiale infatti è stata aperta in quell'anno. Vuole mettersi e guardare un attimo sì. La telecamera se va bene? Ecco, signor, lei è il signor Ettore Pendola. Sono io, sì. Perché questa scelta? Ma l'ho fatto più che altro per esigenze di lavoro, era comodo, ecco, mi tornava comodo. Ecco, lei ha aperto un conto... No, c'è qualcosa, le chiediamo di alzarsi, abbi pazienza. Ah, sì. No, mi scusi, ma è proprio un problema di... No, perché per il lavoro era comodo, mi tornava comodo essere correntista. Come lì si in quella è trovato? Banca. In questa... Mi sono trovato bene, con il passare degli anni mi sono trovato bene. Difatti poi ultimamente anche mio figlio ha aperto un conto lì a questa banca qua e adesso mi trovo ancora meglio, insomma. Quanti anni ha suo figlio? 21. Quindi, voglio dire, sì, però... è presente. Ah, è qui. Altro correntista, ti premiamo, fa una cinquantina d'anni. Grazie signor Pendola. E poi abbiamo la signora Rosa Cavallini Verde. Ecco, grazie signora, mi scusi, abbiamo un problema di telecamere, può guardare di là. Ecco, il suo conto è stato aperto, mi diceva il signor Zappamiglio, lo stesso giorno che si è inaugurata, sì, la banca. Infatti, come mai questa? Sono la prima. È la prima, voglio dire. Come mai? Il lunedì. Come mai questa decisione? Lei ha visto la banca, entrate? No, io sono correntista da tanti anni. Ero a Santa Margherita perché vivevo là dal 1946. E quindi non dico dal 46, ma penso dal 54-55 io sono correntista della Carige. Anche lei? Poi mi sono trasferita a Rapallo 3 anni e mezzo fa e appena si è aperta l'agenzia sono andata, perché io continuavo ad andare avanti e indietro da Santa Margherita e invece mi è venuto comodo venire qui a Rapallo. Comunque la scelta all'agenzia era già rispetto a questa banca. Infatti aspettavo. Lei ha il diritto di lamentarsi se lo vuole adesso. No, non, anzi, io devo dire, la chiamo la mia banchetta, mi scusi, La mia banchetta la chiamo, perché sono gentili, perché sono cari. Perfino le caramelle hanno messo sul... Tutto, fanno sì. Di tutto. Allora, io la ringrazio e mi avvicino al signor Parodi e chiedo di consegnare alla signora Carolina, in rappresentanza del suo papà, ecco, grazie a lei, poi... Si accomodi pure la signora Guglielmino, al signor Pendola, spero di non sbagliare. Ecco, grazie anche alla signora Guglielmino e il signor Zappamiglio alla signora Verde. Grazie a voi. Poi io so che il sindaco di Rapallo ha messo via alcune cose, anche lui ha deciso che... ci dava ricordi di Rapallo. Stasera andiamo a casa con bei cicciottelli. Allora ritorniamo velocemente, sì, a quello che innesto nell'argomento che si stava adesso, esatto, sì, svolgendo, cioè lo sviluppo di Rapallo ha giustificato a un bel momento la presenza degli istituti bancari anche per un altro fenomeno del quale penso possa parlare, perché direttamente inserito più direttamente l'avvocato Canessa, cioè il fenomeno dei nostri emigranti che avevano fatto le rimesse a casa di quello che con sacrificio hanno guadagnato, e questo giustificava che ci fossero anche le banche adatte, le banche di fiducia e via di seguito. Non era ancora una banca mondiale la Carige, come è stata fatta di recentissimamente, ecco, però era già presente. Ecco, avvocato Canessa, le lascio il microfono. Ecco, fenomeno immigrazione. Il fenomeno immigrazione ha avuto alcuni momenti,
Le prime partenze, insomma, abbiamo due tipi di partenze precise, dei nostri contadini però non sono molte. Le partenze, le prime migrazioni sono di marinai che si imbarcano e sbarcano e si fermano lì, specialmente a Buenos Aires, nel quartiere Boca al porto, è nata proprio da marinai liguri. Sulla costa Rapallo le migrazioni specialmente dirette verso l'Argentina, il Cile e il Perù, mentre Santa Margherita anche l'Argentina, però meno il Cile, mentre nell'entroterra vanno tutti in California. Quindi ha avuto degli indirizzi precisi derivanti dal fatto che il primo che è andato giù ha chiamato poi i suoi parenti. È importantissimo, oltre che il fenomeno locale che ha portato un grosso indebolimento di tutte le economie prettamente indigene, chiamiamole, e locali, perché mano d'opera giovanile se ne andava via tutta, tant'è vero che quei locali emigravano e da fuori immigravano in Rapallo per lavorare negli alberghi, si è creato questo movimento. Ma c'è sempre stato nettamente un collegamento fra gli italiani fuori, perché i genovesi fuori portano poi sempre osse a sua Madonna, come dice una vecchia canzone, e c'è anche la tradizione della Madonna di Montalegre. Quando uno parte, va prima al santuario come ultimo addio e parte, quando rientra la prima visita la rifà al santuario. E questo lo dico perché in famiglia mia, parte di mia madre sono di Camogli, Mortola, parte di mio padre sono di Rapallo, abbiamo avuto tutti i migranti là, infatti mio zio è nato a Guayaquil e altri parenti sono in Argentina, si può dire che hanno proprio civilizzato l'Argentina, l'economia argentina sino agli anni 60 era tutta in mano ai italiani, ormai è distrutta perché hanno distrutto la borghesia per tante ragioni. Segni dell'emigrazione sono prima di tutto perché c'è stato poi un movimento. Dopo la prima guerra c'è stato un grosso ritorno in Italia, c'è stato un grosso rientro di emigrati, che è quello che chiamavo i resingegadi, cioè quelli che ritornavano. Scusi, io con le lire. Dire solo una cosa, siccome ho riso è perché da dietro è venuta una considerazione di un signore, non faccio il nome, quello sì, con la camicia quadri, ha detto summi in segno dell'immigrazione. Ecco, è tutto lì. Io sono un prodotto dell'immigrazione, esatto. Ma tanti di noi sono prodotti dell'immigrazione, sì, o nati appena termini... tornati i genitori. Ma vedete, quello che è l'aspetto importante è che quando sono tornati, i primi ritorni sono del 1920, quando poi siete arrivati anche voi poco dopo, dopo la prima guerra. E quando sono arrivati hanno lasciato delle tracce visibili, perché il grande albergo di cui parlava Nannicini, il Royal, che dove ora c'è al pian terreno, tanto per intenderci l'ufficio anagrafe, c'era l'albergo Italia, l'hanno costruito i Canessa che ritornavano dal Perù. Al di là del fiume c'è quello che ora è il liceo da Vico, che è una palazzina costruita nel 1920 dai migranti. Di fronte, dove ci sono i tre palazzi di Bogliari, c'era tutta la villa Canessa con giardino, è stata demolita e hanno ricostruito gli alberi, hanno costruito. Quindi la grossa ricchezza ha cominciato ad arrivare con gli emigrati di ritorno, non la ricchezza turistica, l'altra ricchezza, che sono quelli che frequentavano un altro bar e un altro luogo di ritrovo, frequentavano il circolo di lettura sopra il bar, il Capriccioli, il circolo di lettura, sono quelli che hanno fondato, che hanno a Rapallo donato al comune il monumento di Cristoforo Colombo, sono quelli che hanno costruito il chiosco della musica. Quindi era una grossa potenza che andava e veniva, perché andare e venire, allora quei piroscafi, dopo la guerra ci volevano sempre 20 giorni, quando andavano a vela, c'è un episodio del mio bisnonno, quello del comandante De Ma, che a fine del 1800 portava giù a vela gli emigranti, e allora ci volevano 60 giorni andare a Buenos Aires se prendevano gli alisei giusti. E lui diceva: poveri italiani scappati da casa per moscità di appetito, che era l'unica ricchezza che avevano. Moscità vuol dire ricchezza. E poi sono fatti dei grossi nomi, hanno creato dei grossi complessi, sono giornali italiani, ci sono le prime società di mutuo soccorso ancora adesso. Mio fratello, che è in Argentina, provincia di Entre Rios, è presidente del mutuo soccorso, chiamano l'Alleanza, dove sono iscritti 50.000 italiani della Repubblica Argentina. E ora hanno fondato anche la Gioventù Italo-Argentina. E ora c'è un fenomeno che tutti gli argentini discendenti di italiani vogliono la cittadinanza italiana per avere il passaporto italiano e far parte della CE. Infatti c'è un grossissimo movimento all'anagrafe di gente che arriva, chiede indicazioni per ricostruire la genealogia. Quindi noi per gli immigrati dobbiamo avere una grande riconoscenza, anche perché non hai idea di cosa voleva dire partire a 13 e 14 anni da casa o a 22 anni, andare in un paese completamente nuovo e fare delle vite.
che non abbiamo idea, avranno fatto dei soldi, ma mi creda, sono guadagnatissimi tutti. Questo argomento comunque non lo abbandoniamo, ci ritorniamo. E poi la pacottiglia, volevo ricordare, quando andavano giù i marinai che andavano a portare le lettere agli emigranti, portavano lettere, i pizzi, fichi secchi, castagne secche e funghi secchi soprattutto. Il fungo secco era uno dei doni più grossi che lei poteva portare ai nostri emigranti lontani. Ecco, la ringrazio. Io so che Mauro Mancini su questo, perché ne avevamo parlato, ha qualche cosa da farci sentire, mentre Gianpietro Pastene si darà da fare col carboncino. Prego, signor Mancini. Dunque, chi di noi non conosce appunto la famosa Ma se che penso, no? È una nostra canzone simbolo, che racconta di un emigrante che, fete e palanche, vuol tornare a Genova. Beh, noi vorremmo dare un po' il rovescio della medaglia, per ricordare la moltitudine di emigranti che, meno fortunati di questi, non hanno avuto la possibilità di ritornare alla loro infanzia. E un ittu era amico nostro e è uno di loro. Unitu o la traversion. Volea partire senza una palanca, le ha già 30 anni, forse anche più. Non le ha riuscito a mettere in città un banca e poi se ne in giorno tornare in su. Arriva da muema rotta e tanto stanca, un fre a su, a tomba de su pue. A maina, rolecca, a ciassetta dove usegava tanto da figiù. Ma un figlio che diceva, non che pensare, rappallo, cosa ti deve tornare? Ma se che penso... Beh, io adesso a questo punto, mentre Pastene finisce il disegno, vorrei fare, se me lo consentite, un colpo di mano. Faccio un colpo di mano. Faccio un colpo di mano perché... so che sul programma non c'è questo che, a cui voglio portarvi. Noi non abbiamo un programma. Sì, però. No, ma un goccino. Prego. Abbiamo un'occasione di avere qui Ardito, che non è mai stato valutato come nemo profeta in patria, d'altronde. Ardito, prima di esprimere i tratti fisici e di l'essenza del personaggio, lo studia, approfondisce, no? il personaggio, tanto da arrivare a conoscere più lui del personaggio se stesso. Ecco, io volevo chiedere, io ricordo una trentina d'anni fa, che avevo uno dei primi registratori a nastro, a bobina, e glielo avevo imprestato. Lui l'aveva portato a casa, poi mi aveva riportato questa bobina qui, con su questi personaggi che lui disegna, interpretati appunto nella loro voce, nella loro umanità. Ecco perché volevo fare questo colpo di mano, perché penso ne valga la pena, e sì, provocarlo perlomeno di concedercene, di perché più che meritarlo lo deve a... Sono ricordi dell'infanzia. Vabbè. Cosa? Faccio uno di questi, di quella bobina famosa che appunto... No. Che c'era lui, non si faccia pregare perché abbiamo i minuti contati. Deve essere coraggioso. Sì, io tanto Pietro e poco Ardito. Io amo la da ragazzo era. Amo la sintesi. No. Perciò sarò brevissimo. Ho finito. No, sia gentile. Ci teniamo. Chi è? Quello che faceva il discorso ai morti. Mi dispiace, ma. Prego. Caro amico, noi eravamo a scuola assieme, ti ricordi? Ma ti mangiavi i pinoli e le castagne secche che io ti portavo, perché io ero nobile di famiglia, ricco, tu povero straccioncello, soffrivi la fame a casa tua, i topi uscivano dalla credenza con le lacrime agli occhi. Oh, caro amico, piove, poi cominciava a piovere. Oh, pioggerellina di maggio che picchia Argentina, Pippo di Man passò centrale che te devo parlare, Maria, grazia plena, eccetera, eccetera. Insomma, è un pezzo così. No, parlava così. Un applauso, se lo merita davvero.
Allora, a questo punto io penso che la telecamera abbia inquadrato anche il cartoncino di Gianpietro Pastene. E torniamo un attimino invece, ecco, sull'emigrazione e poi passiamo di pari passo, perché il tempo purtroppo noi, quando si comincia a raccontare, sembrerebbe non finire, però purtroppo finisce. Ecco, emigrazione, ci sono degli aneddoti, qualche cosa, lei può portare un contributo? Qualcuno mi parlava di una macchina, però... Sì, infatti ci torniamo dopo quando parliamo della... Prego, prego. Io non ho sinceramente un racconto che sia legato alla vita dell'immigrazione. Condivido pienamente l'illustrazione che ha fatto Romano Canessa, la quale ha reso perfettamente l'idea di quella che era sia la vita degli emigrati, sia questo enorme desiderio di ritornare. Perché uno partiva, come ha detto giustamente Mancini, senza manco una palanca. E cos'era la grande aspirazione? Era quella di ritornare con una palanca e anzi avere, vorrei dire, una sorta di rivincita verso una certa società che aveva lasciato e di cui adesso rientrava e si sentiva un pari grado. Io ricordo ancora, come diceva sempre Romano Canessa, il circolo Cristoforo Colombo, che era in via Giustiniani, con la sua targa lucida di ottone, dove questi che erano tornati e avevano fatto una discreta fortuna si ritrovavano tutte le mattine a leggere magari un giornale per tutti, però avevano questo punto di raduno. Purtroppo c'è stato anche poi un epilogo amaro per alcuni, perché venne la Seconda Guerra Mondiale e molti videro falcidiati i loro risparmi e si ritrovarono nel dopoguerra in condizioni non certo buone, perché la guerra aveva falcidiato i loro risparmi che tanto faticosamente avevano riportato in patria. E questo purtroppo, ecco, è una... C'è un aneddoto che si lega all'emigrazione, che però appartiene a un discorso un pochino più ampio, che è quello della presenza ecclesiastica e di quello che era stato accennato prima, ovvero la Madonna di Montallegro. Ecco, signora Bacigalupo, qual era questo discorso? Diciamo che fino al 36 non c'era possibilità di andare a Montallegro in macchina e l'unico modo era andare a piedi o a dorso di mulo. Nel 29 ci fu un rapallese, o meglio un rapallino, Guido Cecchini, che dimostrò che era possibile andare nella Russia stalinista, tornare e andare a Montallegro in macchina. Durante la prima guerra mondiale aveva conosciuto a Santa Margherita quella che sarebbe diventata sua moglie ed era la figlia di un alto funzionario dello zar. Si sposò con questa ragazza, che volle però rientrare in Russia e rivedere i propri parenti. Partì contrario al marito, ma non riuscì a rientrare. Il marito fece una scommessa con Tonolli, Diotallevi, Piccoli, al caffè centrale, e disse: sono in grado di andare in Russia, mi riprendo la moglie e poi come voto vado a Montallegro in macchina. Andato in Russia, è tornato con la moglie è viva, è vegeta, e lui ha preso questa macchina, è andato fino a San Bartolomeo e poi è salito con la macchina lungo la mulattiera. E c'erano tutte queste cose che è riuscito a superare con la fune, mentre gli amici spingevano, è andato a Montallegro, ha fatto la gradinata, cioè è riuscito ad arrivare proprio sul piazzale e Don Casella, che allora era il guardiano, non il rettore, ma il guardiano in quell'epoca di Montallegro, chiese a Cecchini di lasciare questa macchina come ex vota a Montallegro, come moltissimi tempo, cioè molti anni prima, era stato lasciato un coccodrillo. Cecchini non volle, tornò a Rapallo per la stessa strada e la macchina finì distrutta. È un episodio... penso carino, sì, che lega la fede comunque di Rapallo a Montallegro. Ecco, a proposito di questo coccodrillo, chi è che mi sa dire qualche cosa? Cos'è questo coccodrillo che c'è nella chiesa di Montallegro? Come ex voto non è niente male. Beh, in effetti il coccodrillo era di dimensioni notevoli. E venne portato a Montallegro ovviamente a braccia, sulle spalle da due
marittime da due comandanti di nave rapallesi nel 1695, se non vado errato, e io sfido un po' tutti a mettersi un po' nei panni dei rapallini che nel 1695 videro sfilare per le vie di Rapallo questo coccodrillo portato a spalle e poi su per la mulattiera. Io penso che non molti di loro avessero visto prima un coccodrillo, per cui mi posso immaginare la scena, ecco. Ed è un fatto, credo, abbastanza curioso, che va un po' al di là di quelli che sono le migliaia poi di ex voto che sono a Montallego, sono veramente migliaia e migliaia. Sì, grazie, anche perché la fedeltà, voglio dire, al santuario della Madonna è sempre stata di grandissima, direi, in questa città. Ecco, signor Nannicini, torniamo un attimino e poi con quello più o meno dovremmo riuscire a chiudere, anzi io ho una signora qui che ha delle foto stupende, poi ve le devo assolutamente far vedere. Parliamo un pochino delle chiacchiere, i ceti. I ceti. Le love story di tutti questi turisti. I ceti ci sono sempre stati e ci saranno sempre, perché sono un po' anche il sale della vita, in fondo, se vogliamo. Io più che un ceto vi vorrei raccontare una cosa abbastanza divertente successa nell'immediato dopoguerra. C'era un fatto. A Rapallo è sempre venuto la flotta inglese. Da quando io ero ragazzino arrivava l'Home Fleet, come allora, pioveva, perché dicevano che portava un brutto tempo. E arrivava tutte queste navi inglesi che si disseminavano per tutto il Golfo, andavano da Zuali fin verso Portofino, perché ne arrivavano addirittura una squadra navale. Dopo la guerra, subito, appena finita la guerra, era l'estate del 45, parlo del periodo della liberazione, non c'era neppure l'amministrazione eletta, ma c'era la cosiddetta amministrazione di CLN, venne in visita di nuovo la flotta inglese, al comando dell'ammiraglio Cunningham, che era quello che aveva guidato la marina inglese nel Mediterraneo durante tutta la guerra. Sindaco era l'avvocato Giovanni Maggio, e l'avvocato Maggio disse: invitiamo il comando inglese a una colazione al Circolo del Golfo. Partì l'invito e questi in un primo momento non risposero. Si vede che c'era stata una consultazione, pensiamo che era finita la guerra da molto poco, ce l'avevamo andate fino allora. Ed a un certo momento è arrivata la risposta positiva che sarebbero scesi per questa colazione. Si andò al Circolo del Golfo, io allora per avventura facevo parte dell'amministrazione, andammo al Circolo del Golfo dove si ebbe questa colazione, e mi ricordo che un giovane guardia marina mi disse che avevano avuto una consegna di tenere un comportamento serio e però freddo, di non sbilanciarsi. Se non che complice il vino bianco, a un certo momento avvenne un certo scongelamento. Finito, andate a bordo, finito il ricevimento, dopo un po' di giorni il comandante inglese pensò di invitare le autorità a bordo. E nell'invito mise anche che si potevano invitare i sinceri amici dell'Inghilterra. Al che Maggio mi disse: dati un po' da fare, cerco un po', te conosci tutti, penso un po' chi potrebbero essere questi. E io mi messi lì, domandai, chiesi, mi guardai intorno, e fra gli altri c'era un nobile napoletano, il quale aveva avuto anche l'avventura di studiare in un college inglese, perciò parlava un inglese molto queen, come si dice. Perciò era una delle persone più adatte. Partimmo per questo invito a bordo. A un certo momento tutto andò bene, l'invito era di sera, era d'estate, verso l'una di notte, a un certo momento l'ammiraglio disse che era ora di scendere, e perciò mi pregarono di fare un rapido giro intorno agli invitati e pregarli di scendere. Tutti si affrettarono per scendere, quelli che erano rimasti,
se non che seduto su una poltroncina come sono io adesso qui, bello comodo, c'era questo corpulento signore il quale aveva a fianco una bottiglia di Johnny Walker che denunciava una certa scarsità, mentre invece pare che fosse stata portata all'intonsa. Questo signore mi guardò un po' e poi mi disse, mi fece un momento, chiamò un ufficiale e gli disse se poteva conferire un momento con l'ammiraglio. Arrivò l'ammiraglio e gli disse, caro ammiraglio, io chiedo ospitalità alla graziosa maestà britannica essendo impossibilitato a scendere. Perché l'ammiraglio mi disse, benissimo, liberato una cabina e sarà nostro ospite. All'indomani mattina lo andrei a cercare, lo ritrovai al bar Castello, che allora sulla passeggiata a mare erano dei bar di moda, e le disse, caro Marchese, com'è andato? Mi disse, benissimo, ho avuto un ottimo breakfast, dopodiché sono sceso. Ma dice, capisci che ieri sera scendere per la Scala Reale era troppo rischioso e finire in mare troppo indecoroso. Ecco, dunque, abbiamo tralasciato la Belle Époque, non ci siamo riusciti, non abbiamo... La Belle Époque ne abbiamo anche parlato, vorrei fare un accenno solo, se mi dà sì, il tempo. Sì, prego, prego. C'è un'altra attività di cui si potrebbe parlare e sono le farmacie. Mi dirà perché proprio le farmacie? Perché? Dico, perché proprio ci avevamo tre farmacie allora, parliamo nel periodo, Scassola mi guarda con attenzione, nel periodo che va dal 900 al 950 c'erano tre farmacie, quelle ancora che andavano per la maggiore, sì, che io mi ricordo. Una era quella qui del cosiddetta, che adesso diciamo del Polpo, e guarda caso si chiamava International Pharmacy, e tanto per non confondersi nella lunezza c'era una scritta greca, apoteche. L'altra, che era quella che da ragazzi noi chiamavamo la farmacia Vacicalupo, quella che è all'angolo di via Giustiniani con via Matteotti, si chiamava Anglo-American Pharmacy. L'altra, che era la Tonoli, che era in Carruggio Dritto, si chiamava English Pharmacy. Questo cosa sta a indicare? Che questi signori farmacisti privilegiavano come clienti la colonia straniera, che era quella che probabilmente... si vede che era palese, erano sani o ci andavano proprio quando erano presi per il collo in farmacia, perché questa era l'addizione delle nostre maggiori farmacie. Però c'è un'altra curiosità. Nella International Pharmacy, che era poi la farmacia del Polpo, che era poi gestita dallo zio dell'avvocato Canessa, dal dottor Canessa, c'erano nella farmacia dei bei seggioloni tipo questi, i quali avevano la targhetta col nome di chi alla sera si ritrovava nella farmacia a bere l'elisir del farmacista, e in questa farmacia si discuteva e di politica, di fatti locali, forse anche di belle donne, non solo di non politica. Non lo so, ecco, questo argomento lei non l'ha toccato. Io penso. Proprio l'altra sera invece mi aveva raccontato diversi episodi, ma si vede che questa sera non ci tocca. Questo è un altro spaccato di un arrappallo di allora. Ecco, un altro spaccato dell'arapallo è, la signora mi si presenta da sola perché non l'ho scritto. Giusto, io mi chiamo Gigliola Rosmino e sono l'unica non rapallese, penso, esatto, che c'è qui. E nel titolo della trasmissione c'è la parola memoria e io sono qui per una memoria riflessa, perché mio padre, che era un pioniere del cinema muto, ha girato nel 1914 un film qui a Rapallo, di cui io ho alcune fotografie, e quando effettivamente la città era molto diversa. C'è per esempio questa qui che lei può far vedere, che era sul terrazzo, sì, dell'Excelsior. Me le dà e questa in, dal Molo Langano, e questa è una che ho fatto io per vedere come oggi è ridotto il Molo Langano. Io le porto ad ogni favore. Modo dicevo che la mia memoria è una memoria riflessa, che però è stata molto importante, perché io ad un certo punto della mia vita, insieme a mio padre, ho deciso di venire a vivere a Rapallo, l'ho scelta e ne sono molto felice. Io ho ascoltato con moltissimo interesse queste cose, alcune le conoscevo, altre no,
Però penso che proprio perché c'è stato tutto questo passato bellissimo, bisogna pensare anche al futuro della Rapallo. Il signor sindaco faceva degli accenni, si stanno ricostruendo gli alberghi. Io spero proprio che la gente capisca quanto è bella Rapallo, ma non solo la Rapallo del lungomare dove vanno tutti, ma la Rapallo delle Creuse, no? Come le chiamate voi, la Rapallo per cui basta salire, camminare 10 minuti ed avere dei panorami splendidi, stupendi. Per cui io spero che il turismo, che è stata una vocazione che non è cominciata moltissimo tempo fa, possa veramente ridare a Rapallo una vita straordinaria, perché io sono anche un po' una che pensa allo spirito e la bellezza di Rapallo arricchisce lo spirito di tutti noi, di quelli che sanno guardare perlomeno con certi occhi. E mi auguro veramente di continuare a vivere qui molto a lungo, anche se non sono più giovanissima, e di vedere questo sviluppo che mi farà molto piacere e che è stato in un certo senso già visto da mio padre tantissimo tempo fa, perché il 1914 è un bel po' di tempo fa effettivamente, e aveva le caratteristiche che credo la signora volesse dire di noblesse, di belle époque, in cui effettivamente c'era una vita diversa da quella di oggi. Il mondo è cambiato, non possiamo rammaricarcene, però ricordarlo come in questa trasmissione penso che non sia male. Ecco, io la ringrazio e questa poi sua domanda ovviamente io la devo girare al sindaco, che per questo probabilmente poi non mi riceverà mai più, ma voglio dire, non è vero. Ecco, io vorrei prima di arrivare ai nostri ospiti proprio una battuta delle persone che sono intervenute sul discorso del valore della memoria o comunque delle tradizioni. Ma guardi, io sono dell'opinione che le tradizioni, come diceva la buon'anima di Govi, per rendere rapido il discorso, sono le bretelle della vita. Lei capisce l'oggi, capisce il domani, se ha capito lo ieri, e se ha delle tradizioni ha una forza. Guardi l'Inghilterra che vive sulle tradizioni. E se non ha un passato, non ha né un presente né un avvenire. Questo è il mio concetto. Ecco, il signore qui, ecco, quanto valore secondo lei ha la memoria? Tanto. La memoria, cioè la storia delle persone e la loro... La memoria, tutto. Io vi racconto un fatto... Di un secondo però, sì, perché sì. Sennò quel telecamera. Come si parlava a quei tempi... Io ero impiegato in comune, c'era il segretario capo che aveva quasi 80 anni. Sì. Mi dice, eravamo fuori del comune, vai, si parlava così, vai in meria, nel mio bureau, sull'etagere, c'è un envelope con una missiva. La missiva la metti nell'envelope, c'è una moneta, una mezzamuta, chiudi l'envelope. Vai dallo stanco, prendi un bolafo da 20 centesimi, lo porti dal postiglione e lo metti nella bisaccia per Genova. Adesso lo traduco in italiano. Vai in municipio, vai nel mio ufficio, c'è una lettera con una busta, prendi la lettera, metti nella busta, vai dal tabaccaio, prendi un francobollo da 20 centesimi, portalo alla posta e lo metti nella cosa per Genova. Ha capito? Grazie, questa è stata, devo dire, una traduzione. Ecco, saluto e ringrazio ancora questa signora. Sì, io volevo dire una cosa. C'era una tradizione che le merlettaie nostre avevano, fare girare il tombolo della Madonna, cosiddetto. E mi piacerebbe che la scuola lo riprendesse. Fare girare, poi quando queste ragazze hanno ben imparato a farlo. Quindi il recupero totale del valore. Sì, perché era una cosa meravigliosa, arrivava in tutte le case, in tutti i casolari, e alle merlettaie giuste, quelle che sapevano fare più il punto rete, quelle che sapevano fare più il punto catenella, quello delle arme lettere e via di seguito. La ringrazio signora. Ecco, mi rivolgo alla signora. Io credo che la storia dell'uomo sia in realtà una cronaca che è diventata storia, e la memoria fa parte della cronaca, va recuperata, e persone come Scazzola sono una memoria vivente che deve diventare memoria scritta. Emilio Carta. Io credo che il grosso problema di questi tempi sia soprattutto legato proprio
alla memoria e a quello che sta sparendo senza che noi ce ne accorgiamo. Io questa sera ho imparato tantissime cose, per fortuna ora c'è un astro registrato e io credo che una buona parte di queste cose che ci siamo detti questa sera probabilmente sarebbero morte senza un futuro. Quindi io spero che trasmissioni come queste, incontri come queste ce ne siano più spesso. Grazie signor Carta, parlando di ricordi e di memoria io le chiedo di inserirsi, e prega, no, non vedo più il suo, mi sfugge alla fine. Io non mi può che suggerire che siamo un pezzo di tanti pezzetti d'altri. La ringrazio, lo chiedo anche a lei, che valore ha secondo lei la memoria? Beh, vedo che qui si è parlato più di persone che di cose, penso che la memoria sia ricordarsi delle persone più che delle cose. La ringrazio. Ecco, do la possibilità di salutare alla signora Carla Guglielmino. Sì, noi, parlo per tutte e due, la nostra banca ha una grossa storia, noi stiamo creando, cercando di crearla e stiamo lavorando per questo. La ringrazio. Ecco, io a questo punto torno, il microfono voi lo avete, ma questo lo posso lasciare al signor Zappamiglio. Una parola in chiusura. Io vorrei soprattutto complimentarmi perché tutte queste nostre tradizioni, effettivamente a ricordarle penso che ci arricchiscano e ci facciano pensare veramente qual è il senso della vita. Ecco, insieme al mio ringraziamento anche la parola a lei, signor Benetti. Ma io dico, la memoria è il nostro patrimonio. Se lo sperperiamo meritiamo un giudizio severissimo. Non mi sorprende quindi che cerchi di aiutarci a rendere efficace e produttiva la memoria proprio un istituto bancario che ha il forziere nel quale la memoria deve essere conservata proprio perché è preziosa. Ringrazio ad Antonio Nannicini, io do la rivederci perché noi ci vediamo ancora da Portofino, e due parole anche a lei per chiudere su Rapallo e sulle Ma sue. Su Rapallo e sulla memoria, io dico che le nostre memorie spero che servano ai giovani per costruire un migliore futuro e per anche ricordarli quello che è stato, tutto quello che hanno intorno e tutto quello che li circonda. Cosa possiamo dire stasera? Non possiamo altro che farci l'augurio che Rapallo vada sempre avanti e torni su posizioni sempre più avanzate e che questa parola, che è il turismo, sia sempre in primo piano nella nostra attività economica, perché ormai questo è il nostro indirizzo e questo è l'indirizzo da cui viene la nostra e va la nostra economia. Lascerei la parola a Gian Nicola Amoretti. Sì, grazie signora Nannicini, arrivederci a Portofino. E Gian Nicola Amoretti, sindaco di Rapallo, io una domanda cattiva la devo fare, lo sa che ce n'ho una, ogni due ore mi viene una, gliela devo. Ci si potrà ancora innamorare di Rapallo in futuro? Certamente sì, perché per decidere dove dobbiamo andare dobbiamo sapere da dove veniamo e questa sera noi abbiamo riscoperto le nostre radici grazie a Benatti e a Nannicini, grazie alla Banca Carige, grazie a te e a Dentella TV. Abbiamo riscoperto la Rapallo di una volta che può ritornare la Rapallo di domani. La Rapallo di una volta, Rapallo Città della Madonna, come dice anche una nostra canzone, come ben ha ricordato Benatti. Rapallo Città d'Europa e di pace, questa è una vocazione sulla quale vogliamo proseguire e speriamo di ospitare tanti altri convegni per la pace nel mondo, pace di cui tutti abbiamo tanto bisogno. E poi è una Rapallo che ha il più bel porto turistico del Mediterraneo, che ha un campo dal golf che è il doppio di quello di cui Nannicini parlava riferito agli anni 30, e una Rapallo che riavrà almeno una parte di quegli alberghi che hanno ospitato quei convegni che noi vogliamo continuare ad ospitare nella nostra città. Grazie signor sindaco, io
aggiungo una piccola cosa, avevamo tante altre cose da dire, non siamo arrivati a parlare degli stabilimenti balneari, non siamo riusciti a dire tutto quello che avremmo voluto dire, purtroppo il tempo è tiranno in queste cose e quando si inizia a ricordare poi è difficile contenersi e limitarsi, bisogna fare delle scelte. Comunque vi invito, se avete della documentazione, se avete dei ricordi, non è detto che non ritorneremo e che ci riagganceremo laddove ci siamo fermati questa sera. Per intanto io vi do appuntamento alla prossima settimana dal Comune di Moconesi, parleremo della Fontana Buona e delle sue tradizioni. Ringrazio, non lo faccio mai, ma stasera sono stati veramente molto bravi gli operatori, nonché il regista Marco Pinat e poi Davide Ricò e Fulvio Fusaro di Arte Musica, che sono stati veramente bravi questa sera, normalmente fanno sempre cose indicibili e ridono perché loro lo sanno che cosa voglio dire. E dicevo, vi do appuntamento alla prossima settimana, grazie per essere stati con noi e arrivederci.